portano il canto italiano in giro per il mondo. Sono quattro ragazze e si chiamano Divas, un fenomeno ormai internazionale. Se per caso non le conoscete, sentite come cantano. Ben arrivate col Brindisi della Traviata, ben arrivate quattro volte naturalmente. Grazie. In coro. Meglio cantare o parlare, Isabella da Firenze? Meglio cantare, diciamo che è sempre una grande emozione, però ci è più facile e più congeniale. Isabella, così giovane, è però la memoria storica del gruppo, quindi vorrei subito capire perché Divas e come nasce questo insieme di quattro ragazze che sembrano addirittura sorelle. Dunque, Divas nasce da un sogno, il sogno di riuscire ad unire la vocalità lirica e la musica classica con il canto pop e la giovinezza di un'atmosfera più contemporanea. Quindi nasce con tanti esperimenti, tanto studio, tanta ricerca delle persone giuste e poi la ricerca anche di uno stile che sapesse fondere entrambi i mondi senza creare cose, senza creare mostruosità o cose ridicole. Sofia, so che lei viene da Alatri, provincia di Frosinone, sì. Vorrei sapere perché proprio Divas, perché mi hanno spiegato che è l'acronimo dei vostri quattro nomi che sono nomi d'arte. Sì, esatto, nasce come volontà proprio di creare un nome non originale, perché comunque Divas è bello, ma anche altre volte utilizzato, però nasce con l'idea di dare anche un colore di simpatia e nasce proprio dall'acronimo dei nostri nomi d'arte. Anche un traguardo in qualche modo, no? Esatto. L'avete già raggiunto? Vi sentite già dive? Ma siamo nate dive, forse. Bella risposta. Denise, sì. Avete studiato, siete quattro soprano, avete sì. studiato nei conservatori, quindi avete una solida preparazione alle spalle. Perché cantare insieme invece che ognuna per conto proprio? Beh, perché è un progetto particolare, originale, nuovo, perché forse eravamo destinati a stare insieme. Eravate già amiche da prima o vi siete conosciute per caso? No, ci siamo conosciute, diciamo per caso, attraverso, come diceva Isabella, un'accurata scelta delle componenti del gruppo. Lei viene da? Provincia di Napoli. Invece Vittoria viene da Roma, questo è più facile da ricordare. Abbiamo fatto il Giro d'Italia, peraltro. Esattamente. Come origine. Lei quando arriva nel gruppo? Io circa 4 anni fa, attraverso un provino, mi sono subito innamorata del progetto e spero che la cosa sia stata reciproca. E quindi siamo partite insieme e continuiamo questa avventura con grande entusiasmo e anche grande professionalità. Isabella, so che il battesimo del fuoco, per così dire, è stato nel 2008 a Roma, accanto addirittura ad Andrea Bocelli. Sì. Le gambe tremavano? Tremavano le gambe, le braccia, tutto, fortunatamente la voce non no. Non la voce, sì. No, però era un freddissimo novembre e salire su quel palco di fronte a tutte quelle migliaia di persone schierate e soprattutto accanto al maestro che da quel momento ci ha sempre sostenuto e supportato nei nostri spostamenti è stata un'emozione enorme, un'orchestra bellissima. Anche perché eravate a Piazza del Popolo, se ricordo bene. Piazza del Popolo, un evento di risonanza nazionale, quindi la festa delle Forze Armate. Quindi 4 novembre.
Esattamente, il 4 novembre c'era un'aria di, come posso dire, di amor di patria e di solennità che non poteva non coinvolgerti, quindi era bellissimo. Sofia, e non poteva non coinvolgere la canzone italiana, che è forse il simbolo più universale dell'italianità, no? Sì. Lei che cosa ricorda del concerto a Roma? Di questo importante debutto cosa ricordo? Sicuramente la grande emozione, perché per noi è stato un bel inizio, no? Accanto ad Andrea Bocelli, poi lui devo dire che è una persona molto... molto, molto carina, disponibile, ci ha supportato sin dall'inizio e ci ha dato quella forza per credere ancora di più nelle nostre possibilità. E quindi ricordo sicuramente una grande emozione e il calore del pubblico nonostante il freddo. Denise, che maestro è stato ed è Bocelli? Quali consigli vi ha dato o quali consigli avete in qualche modo rapinato da lui? Ci ha dato innanzitutto insomma consigli per migliorarci, ovviamente noi, insomma, le critiche sono sempre ben accette, ma io penso soprattutto che sia stato un grande ed è tuttora un grande maestro di vita, una persona molto umana, molto alla mano, molto umile, molto disponibile, come diceva Sofia. Vittoria, ci spieghi bene e meglio il vostro modo di cantare? Se ho capito bene, voi avete un repertorio di opere classiche che cercate di cantare in modo moderno e di opere pop, di musica pop che cantate in modo classicheggiante. Però ce lo dica lei, qual è esatto. La vostra identità musicale? Cerchiamo di coniugare appunto la tradizione classica belcantistica prettamente italiana con appunto delle sonorità e dei ritmi più moderni. E per fare questo cerchiamo di rispettare comunque lo spartito e tutto ciò che ci ha insegnato la grande tradizione di canto italiana, e, però cercando anche di andare oltre, di metterci del nostro, e quindi capita di sentire alcune armonizzazioni che facciano da tappeto armonico appunto alla melodia che emerge, e degli scambi di testimone tra di noi, cerchiamo di introdurre l'una alla frase dell'altra e di cambiare molto, di variare i colori, le dinamiche e quindi di giocare molto su questo linguaggio musicale già così ricco e importante. Chi è la più buona e la più cattiva fra voi quattro? Diciamo nell'arte a della musica intendo. Diciamo a momenti, ecco, la fortuna di essere in quattro è che riusciamo benissimo a non colmare le nostre mancanze, perché per carità non ce ne sono di gravi, però di starci vicino e di valorizzare ogni personalità artistica e umana per ciò che vale. L'unione fa la forza, come è noto. Adesso vediamo di un altro esordio, non a Piazza del Popolo, ma nello studio di Prossima Fermata. Oh,
una delle più celebri canzoni napoletane. Isabella, ma come scegliete il vostro repertorio? Innanzitutto per amore, cioè scegliamo le cose che ci piacciono di più e che pensiamo ci possano dare lo spazio per affrontarle appunto nel nostro modo. E poi cerchiamo anche di fare delle scelte oculate e intelligenti per proporre un messaggio giusto all'estero, appunto, da portare l'Italia fuori dai propri confini. Il linguaggio italiano è quello che forse esprime meglio la musicalità, ne parlavamo giusto poc'anzi, e quindi portare un pezzetto d'Italia fuori con noi nel mondo. Sofia, provate molto prima di uno spettacolo? Oh sì, decisamente molto, perché siamo fortunatamente grandi studiose, tutte e quattro. Studiamo sia singolarmente, ci prepariamo ogni giorno, non esiste un giorno in cui non vocalizziamo e proviamo dei pezzi, e poi abbiamo anche dei giorni in cui proviamo insieme, ovviamente, perché è importante. Siete delle perfezioniste, anzi delle secchioni della musica, possiamo dirlo? Sì, dai. Denise, avete qualche rito scaramantico prima di cominciare a cantare? Non uno, di più. Ah, ce li dica. Non si possono dire i segreti. Almeno uno, faccia finta di ci aiuti a immaginarlo. Uno è ripreso da un nostro grande maestro con cui spesso lavoriamo, che ci dice sempre che è successo quando finiamo lo spettacolo, e quindi prima di iniziarlo ce l'auguriamo. Vittoria, chi sono i miti di riferimento, per così dire? Dunque, per quanto riguarda dal punto di vista musicale, sicuramente i riferimenti sono sia nomi classici e grandi come le grandi dive del passato, come Maria Callas, Renata Tebaldi, e anche i grandi miti del presente, cui appunto guardiamo e che ci hanno un po' spianato la strada, tra cui sicuramente il maestro Bocelli. Per quanto riguarda una questione di immagine, cerchiamo di ricreare un'icona elegante e raffinata che, pensiamoci, ci rifletta profondamente, guardando a figure come Audrey Hepburn e Maria Callas stessa. Ragazze del mondo, giustamente. Torniamo un momento all'opera Casta Diva per le Divas. Isabella, il vostro primo album, inciso peraltro pochi mesi fa, si chiama proprio Opera. Sì. Con quali criteri avete scelto le canzoni che avete inserito in questo CD? Dunque, innanzitutto è stato una sorta di riassunto, di riepilogo di quella che è stata la nostra attività concertistica dal vivo. Quindi c'è una parte dell'album dedicata alle colonne sonore, in particolare un omaggio a Nino Rota che ci è molto caro. Una parte che è dedicata alla rivisitazione di brani pop conosciuti, quindi delle cover che abbiamo rifatto a nostro modo, degli inediti, tra cui figura Opera, che appunto dà il titolo al disco, e poi sicuramente il nostro omaggio, il nostro particolare e molto umile omaggio a quello che è il mondo classico con Casta Diva e La Banera della Carmen. Mi piace questo criterio di libera scelta nella libera musica, e soprattutto che rispecchia sempre i vostri gusti. È importante non farsi solo condizionare dal mercato, come si dice.
Sofia, qual è la canzone che più vi chiedono quando cantate in giro per il mondo? Quella canzone che se cantate sapete che arriverà l'applauso matematicamente. Bella domanda. Sicuramente repertorio italiano, quindi opera e anche repertorio partenopeo. Le canzoni napoletane sono sempre un grande successo. Denise, so che siete molto riservate. Noi abbiamo faticato a trovare notizie su di voi anche guardando in internet. È solo un desiderio di tutelare la vostra riservatezza o proprio una scelta professionale? Un po' tutte e due le cose. Sì, un po' tutte e due le cose, nel senso che comunque è molto importante tenere, secondo me, un velo di riservo relativamente alla propria vita privata. Vittoria, il desiderio più grande in questo momento dal punto di vista musicale qual è? Dove volete arrivare? Arrivare un po' in tutto il mondo e portare appunto il nostro messaggio musicale con le nostre scelte, come diceva giustamente, la nostra libera musica.